Sono appena atterrata a Edimburgo, c'è un sole splendido, mi aspettavo freddo e gelido, invece si sta benissimo. E appunto sarò qui in Scozia una settimana e vi porto con me. Sarò qui a Edimburgo 2 giorni e poi partirò per un tour alla scoperta della Scozia. Non riuscirò a vedere proprio tutto, ovviamente, anche perché mi fermo qui soltanto una settimana. Non vedevo l'ora di fare questo viaggio, sono contentissima di essere qui. Il clima è meraviglioso, pensavo facesse molto più freddo e in realtà si sta bene, o meglio, al sole si sta bene, all'ombra un po' freddino. Comunque, tutto sommato, si sta bene. Prima tappa del nostro viaggio, l'Holyrood Palace, la residenza ufficiale in Scozia della regina. Qui vedete la sala dove la regina cena quando è in Scozia e qui vedete l'antica abbazia fondata nel 1128, dove sono stati incoronati diversi re scozzesi e celebrati diversi matrimoni reali. Pensavo che facesse caldo, quindi per questo motivo mi sono messo questo mini binetto, la camicia, la gonna. In realtà fino a poco tempo fa si stava bene, adesso inizio ad avere freddo e quindi vado a cambiarmi. Il nostro viaggio prosegue la scoperta di Edimburgo e di alcuni luoghi chiave che sono stati di grande ispirazione per la Rowling per la stesura di Harry Potter. In particolare si è ispirata a Victoria Street per creare Diagon Alley, e infatti sembra proprio di essere Diagon Alley. Ha preso poi ispirazione per Hogwarts dal castello di Edimburgo e anche da una scuola molto prestigiosa di Edimburgo che è divisa proprio in 4 casate. Ha preso ispirazione da alcuni nomi visti al cimitero e da tanti altri elementi della città. Infatti Edimburgo è veramente una città magica. Non fatemi ingannare, ho sotto il piumino, ho 1000 strati oggi. Oggi non mi farò fregare dal clima. Sai qual è l'animale simbolo della Scozia? L'unicorno, simbolo di forza, immortalità e purezza, e l'unico in grado di gareggiare e sconfiggere il leone, simbolo dell'Inghilterra. Passiamo ora al lato più oscuro della città, città famosa per la caccia alle streghe, per diverse impiccagioni e diverse uccisioni. Ad esempio vi vorrei raccontare la storia di Maggie Dickinson, che nel 1724 fu accusata di aver ucciso suo figlio, che invece era nato morto. Fu quindi impiccata in questo punto, in questa piazza, e poi chiusa in una bara. Dopo poco si sentirono dei rumori provenire dalla bara. Maggie era viva, sopravvissuta miracolosamente, ottenne la grazia. Visse ancora per diversi anni e aprì un pub, e visse proprio sopra al suo pub, proprio davanti alla piazza in cui fu impiccata. I cimiteri in Scozia sono all'interno di parchi, tante persone vanno nei cimiteri a leggere, a studiare, insomma, a passare il tempo. Vi è anche però un lato oscuro di questo cimitero. Io infatti mi trovo in un triangolo che va dalla prigione dei Covenanters a questa chiesa e al mausoleo di Bloody Mackenzie, la persona che fece incarcerare e uccidere i Covenanters. In questo triangolo si misurano attività paranormali di livello 3, il livello più alto per quanto riguarda le attività paranormali. Una volta il cancello che vedete era aperto ed era possibile visitare la prigione dei Covenanters, ma tante persone si sentivano male, uscivano con dei graffi, con il sangue che colava dalle orecchie, sentendosi poco bene, e quindi la prigione fu chiusa e adesso si si vuole entrare bisogna firmare un documento in cui si dichiara che ci si assume ogni responsabilità. Io non entrerei. Voi entrereste? Fatemelo sapere nei commenti. Anche il mausoleo di Bloody Mackenzie è chiuso con un lucchetto perché anche qui si sono registrate diverse attività paranormali. Ora stiamo entrando nel castello di Edimburgo. Se vi piacciono le pietre vi consiglio assolutamente questo negozio. Sembra una DB ma non è così. Ovviamente ci sono delle cose bellissime con delle pietre scozzesi e anche con dei design celtici meravigliosi. Andando a cena, Edimburgo è meravigliosa, devo dire che veramente mi ha rubato il cuore, mi ha
stregata. E l'unico difetto è il clima, fa freddissimo. Io al momento ho il body a maniche lunghe, due maglioni, due giubbini, uno scialle gigante legato in vita, i manicotti, due collant, vabbè ovviamente poi la gonna, insomma, quindi ho parecchi strati. E ho ancora freddo, quindi bene, mi sa che prenderò un piumino prima della fine della vacanza. Più pesante perché ho i 100 grammi sotto al trench. Comunque la città è veramente meravigliosa ed è magica, ma nel vero senso della parola. C'è una grandissima tradizione legata al sovrannaturale, legata alla magia. Lungo le vie si vedono diversi negozi di magia. Andiamo a cena e poi domani partiamo per un tour e esploreremo la Scozia. Domani andiamo a nord. La tappa della giornata. Siamo qui, vedete i cavalli? Non sono cavalli, sono kelpies. Il kelpie è uno spirito maligno che prende le sembianze di un cavallo e viene dal folklore celtico e si ritiene che infesti i laghi e i fiumi della Scozia. Comunque non so voi, ma io adoro queste storie, adoro sentire tutte queste storie e la nostra guida ce ne sta raccontando diverse. Abbiamo appena preso il pranzo qui, trovate delle cose buonissime. Guardate quante torte stupende! Dicono che non esiste il brutto clima, ma sono dei vestiti brutti, cioè nel senso non abbastanza pesanti. Freddo? Siamo arrivati a Oban. Tra l'altro, come potete vedere, mi piace viaggiare leggero. Amore, dove stiamo andando? A Oban. No dai, amore, dove stiamo andando? A Oban. No, siamo partiti da Oban e stiamo andando a Oban. Stiamo andando a prendere il Jacobite Train, che è l'Hogwarts Express di Harry Potter. Sono troppo contenta. Aspetto questo momento da quando avevo 11 anni. La mia letterina per andare a Hogwarts da allora. E oggi finalmente prenderò il treno. Quindi non andrò a Hogwarts, ma prenderò il treno. Dal treno e tra poco prenderemo il traghetto per l'isola di Skye. Il mio outfit super stiloso, vero? La nostra prima tappa sull'isola di Skye è quella del castello del clan Donald, del quale rimangono purtroppo soltanto alcune rovine. Il luogo che vedete in questo momento è abitato dalle fate e la leggenda narra che se avete un problema potete andare dalle fate e chiedere il loro aiuto e loro vi aiuteranno a risolverlo. Ho comprato un giubbino perché il clima è decisamente troppo freddo e così sto benissimo. Sull'isola di Skye abbiamo visto diversi paesaggi mozzafiato e ci siamo fermati in diversi punti panoramici. La nostra prossima tappa è il cimitero in cui riposano, insieme a tante altre anime, Flora MacDonald, un'eroina scozzese famosa per aver aiutato Bonnie Prince Charlie a scappare dopo la disfatta di Culloden, e lo stilista Alexander McQueen. A questo punto ci lasciamo l'isola di Skye alle spalle e procediamo verso Inverness, che raggiungiamo in serata. Stiamo per fare una crociera alla ricerca di Nessie, il famoso mostro che vive nel Loch Ness. Secondo voi riuscite a vedere Nessie? Io incrocio le dita. Io per ora vedo solo paperelle. Vai. Ok? Yeah! Andiamo a vedere Nessie! Ma secondo te riusciremo a trovare Nessie? Io l'ho già trovata, eccola qui. Ma dai!
La leggenda narra che sotto a questo castello vi siano due camere segrete, una con un tesoro e una con la peste. Mai nessuno ha osato cercare l'oro per paura di aprire la camera sbagliata. Ci dirigiamo ora verso il campo di battaglia di Culloden, dove avvenì la battaglia nel 1746. Trovo molto commovente vedere che ancora oggi si trovino dei fiori accanto alle lapidi dei vari clan. Fan di Outlander, questo è per voi. Che cosa vi ricorda questo posto? Cragnadun. Qui stavo per provare a vedere, non senza un pizzico di paura, se fossi in grado di aprire un portale per viaggiare nel tempo. Poi la nostra guida ci ha raccontato di questa tradizione che seguono gli innamorati in questo luogo e quindi abbiamo voluto provare anche noi. Lasciamo Inverness e ci dirigiamo all'Island Folk Museum, questo museo a cielo aperto enorme che racconta la vita nelle Highlands dal 1700 fino al 1930. Questa è la ricostruzione di un villaggio del 1700. Ovviamente la vita a Inverness e nei grandi centri abitati era completamente diversa. Questa era la realtà di queste zone. Ciao! In questo villaggio hanno filmato il quinto episodio della prima stagione di Outlander. Facendo un salto temporale in avanti, arriviamo al 1900 e questa è una scuola e questa è invece una casa. Meraviglia questa cattedrale. Prossima tappa, anzi ultima tappa del tour prima di tornare a Edimburgo. Scusate il fiatone, ma sto facendo una bella salita perché sono a Stirling e stiamo andando a vedere il monumento a William Wallace. C'è tantissimo vento! Siamo tornati a Edimburgo, abbiamo appena fatto il check-in, staremo qui oggi e domani poi ripartiremo per tornare a casa. Quindi sono proprio le ultime ore qui ad Edimburgo, qui in Scozia. Voglio tornare a casa, amo la Scozia, veramente me ne sono innamorata. Già mi affascinava tantissimo per via di quello che avevo letto, delle storie che avevo sentito, delle fotografie che avevo visto, ma ora che ci sono stata veramente mi ha stregata. L'ho appena scoperto, ce l'ho già stata e in realtà ci sono stata da bambina, quindi non ricordo praticamente nulla. Comunque questa è la mia seconda volta in Scozia e l'amo. Tanti di voi mi stanno chiedendo informazioni sul tour, se l'ho organizzato io, se mi sono rivolta a un'agenzia. Ho fatto tutto io online, vi lascio le informazioni qui sotto nell'info box nel caso siate interessati a replicare questo viaggio, o comunque insomma a prendere spunto da questo viaggio. Quindi vi lascio tutte le info, vi lascio ovviamente il maggior numero di link e di informazioni possibili per appunto poter creare il vostro viaggio. Le opzioni comunque sono tante, ci sono tanti altri posti che avrei voluto vedere, ma stando via soltanto una settimana ho dovuto appunto scegliere, insomma fare delle scelte, ecco. E comunque tornerò perché voglio assolutamente vedere di più della Scozia. Altro, vorrei tornare ad Halloween perché mi hanno detto che qui fanno delle feste pazzesche e vogliamo considerare il clima, vi consiglio di venire a luglio ed agosto, sono insomma sicuramente i mesi più indicati. Comunque sono super contenta di aver acquistato questa sciarpa perché è bellissima ed è morbidissima in cashmere, e anche questo piumino mi sono serviti soprattutto sull'isola di Skye perché faceva parecchio freddo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al mio canale e ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video. Ciao!